Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Come va? Spero che siate bene, che state trascorrendo una splendida giornata. Domenica abbiamo assistito tutti quanti alla debacle del Torino contro l'Udinese, i granate che hanno perso appunto la partita per 2-0, subendo due gol nei minuti di recupero del secondo tempo. Ieri poi stavo vedendo un video molto interessante di Falso 9, youtuber tifoso del Torino, e parlando appunto della difficoltà di granata avuta a centrocampo, ho pensato: quale può essere una lacuna imputabile a Juric? La mancanza di un piano B. Nel senso che comunque non sta mostrando un'elasticità tattica, o quantomeno non mostra appunto adesso d'avere, di essere propenso ad evolversi un po' tatticamente, cambiando un po' la sua filosofia di gioco. Prima però di andare alla nostra questione, come sempre, mi raccomando, lasciate un like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanella di notifiche, prima sempre aggiornati sulle news, quindi riceverete la notifichina nei video che appunto andrò a pubblicare, non perdendomene neanche uno. Veniamo quindi a noi, appunto parlando di questa lacuna di Juric. Come esempio, in un commento, io ho detto Conte. Conte è un giocatore molto famoso per il suo 3-5-2, che però al Tottenham e al Chelsea molte volte ha utilizzato la difesa 3, il centrocampo a 4 e tre attaccanti, quindi con un 3-4-3. Diciamo, inserendo nel suo bagaglio culturale calcistico e tattico il discorso del braccetto, che fondamentalmente non è un difensore centrale, ma è un terzino. Fondamentalmente al Chelsea lui metteva Azpilicueta, mentre al Tottenham molte volte metteva Dier, quindi non utilizzava proprio un vero e proprio braccetto, anche se a volte utilizzava Kyle Walker in quel ruolo, bensì arretrava Dier allargando appunto i due centrali. Quindi ora non vediamo la formazione scesa in campo ieri, perché appunto vi è ad esempio Bremer, che ieri non è in formazione, ma ho preso un pochino la formazione un po' tipo ad ora del Torino, quindi il classico 3-4-2-1 con Vania, Calamity Vania, Zima, che secondo me è molto superiore a Gigi, anche in prospettiva, Bremer, Rodriguez, Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda, Praet e Brekalo dietro Sanabria. Allora, la difficoltà che abbiamo visto appunto del Torino contro l'Udinese è venuta appunto in questa zona del campo, quindi nella zona centrale di Mandragora e di Lukic. Perché? Perché in questa zona operava Arslan, in questa Yayalo, ed è centrato sul centro-sinistra operava Makengo, tre centrocampisti di grande fisicità, che diciamo andavano fondamentalmente uno contro uno con Mandragora e Lukic, nella fattispecie Arslan e Makengo, con Yayalo che puliva molti palloni. Sulle fasce vi erano Udogie e Soppi, due esterni molto 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 offensivi, e d'altro canto, che comunque tenevano bassi Singo e Vojvoda, Buongiorno non ha le caratteristiche per alzare il suo raggio d'azione, anche se a volte ci ha provato in modo, diciamo, pregnante come lo fa Bremer. Il problema dell'attacco del Torino, secondo me, è stato anche che loro giocavano molto con questi due trequartisti, Brekalo e Praet, che agiscono un po' più stretti per dare sfogo sulle fasce. Il problema è che l'Udinese aveva Zegelar, braccetto di sinistra, e Udogie largo a sinistra. Zegelar tutto è fuorché un braccetto. Quindi il ruolo di, nella fattispecie di Praet, sarebbe stato quello soprattutto di portare fuori Zegelar, aprendo uno spazio centrale a una mezzala, o meglio, un centrocampista centrale, ma il centrocampista centrale di ieri, che era Lukic soprattutto, non ha nell'inserimento le sue corde, cioè non ha l'inserimento nelle sue corde, quindi gioco forza si veniva a creare uno spazio che nessuno sfruttava, o quantomeno Praet non l'ha mai, o meglio, quasi mai creato, e quindi ha dato opportunità a Lukic appunto di sfruttare questo fondamentale. Quindi, quale potrebbe essere il piano B di Juric, partendo sempre dalla partita di ieri? Ieri cosa avrebbe potuto fare Juric, o meglio Paro, o comunque diciamo un membro dello staff di Juric o Juric stesso? Mettere un uomo di più a centrocampo, come inizialmente era sembrato che avesse fatto Paro, mettendo Pobega, in realtà poi ha arretrato nella difensiva Lukic. Quindi fisicità e quantità e qualità a centrocampo. Indi per cui io vado a posizionare intanto un Mandragora qui,
poi vi spiegherò il perché. È un po' Vega qui, un ambidestro che ha l'inserimento, che può giocare bene anche sul cielo sinistra come mezzala, e che secondo me in questa posizione può anche sfruttare veramente tanto i suoi inserimenti centrali, sapendo sfruttare gli spazi. Chi andiamo a togliere in difesa? Allora, in difesa le opportunità sono due: o di mettere Rodriguez terzino sinistro, quindi un terzino che fa molto anche il braccetto e quindi un po' abituato al doppio ruolo, oppure togliere Rodriguez e arretrare Vojvoda. Onestamente parlando, per il momento che stai avendo Vojvoda, io mi dispiace di premiare appunto il numero 27, quindi vado ad arretrare Vojvoda, vado a creare questa coppia di centrali, Bremer e Zima lo preferisco a Gigi, e a destra io abbasso Singo. Ok? In questo caso, cosa possiamo vedere? Che Mandragora, ragazzi, al Pescara ha giocato anche difensore centrale. Quindi Mandragora, come avevo detto anche in uno dei primi video di quando del Torino inizio stagione, Mandragora potrebbe tranquillamente scalare in mezzo ai due centrali, che si vanno a allargare Bremer a sinistra, Zima a destra, e fare salire gli esterni, formando una difesa 3, un centrocampo a 4 e una linea d'attaccanti a 3, che però non sarà mai in questa configurazione, perché Brecalo è un'ala, ok? Quindi largo a sinistra. Pright fondamentalmente non può fare quel ruolo di esterno vero. Gli esterni abbiamo, certo, abbiamo preso anche Sec, per quanto non mi possa piacere, ma l'abbiamo. Abbiamo anche Warming, per quanto non mi possa convincere, ce l'ha il Torino. Abbiamo anche Piazza. Ecco qua. In questo modo, quindi con questa formazione con Vania, Singo, Zima, Bremer e Vovo in difesa, Lukic, Mandragora e Popega a centrocampo, Piazza, Sanabria e Brecalo, abbiamo varie opzioni di gioco. In primis, come vi ho detto, qui a centrocampo abbiamo comunque geometria e tempi di gioco, una buona qualità e tanta quantità. Poi con Popega e Mandragora abbiamo anche una buona dose di interdizione. Gli sviluppi di gioco possono essere molteplici. Il primo, Mandragora che va a retrare, Bremer e Zima che si vanno a posizionare in queste posizioni un po' intermedie, Vojvoda e Singo che salgono, Brecalo e Piazza che si vanno ad accentare in questo modo. Un 3-4-3 standard. Un'altra opzione può essere appunto che mettiamo Mandragora a centrocampo nel suo ruolo ideale. Rimettiamo un pochino i giocatori nelle posizioni ideali. Si potrebbe anche verificare in fase di non possesso palla questa situazione. Brecalo e Piazza che mi vanno a rientrare con un po' Vega pronto a sfruttare questa traccia. Ecco che si viene a creare questa sorta di 4-4-1-1 un po' spurio, sfruttando non tanto le posizioni, i ruoli, ma i movimenti in campo, con un po' Vega che in un centrocampo a 3 avrebbe più licenza di proporsi, che potrebbe maggiormente ricoprire quella traccia da centrocampista offensivo e che può dare sicuramente una mano a Sanabria, in più con Piazza e Brecalo che farebbero questa spola in fase offensiva. Quindi sarebbe una soluzione molto bilanciata. Popega è anche bravo a sfruttare insomma le sponde, quindi o che vi sia un Sanabria o ancora meglio un Pellegri, anche lui è ottimo sia in area che anche nelle sponde. Insomma, queste configurazioni potrebbero essere molto interessanti secondo me, ma di base un piano B per Juric potrebbe essere questo 4-3-3 molto mobile, che può adattarsi a vari stili di gioco, o meglio a vari movimenti in campo, senza togliere alla filosofia delle squadre di Juric, che quella comunque rimane ancorata appunto ai giocatori. Quindi dubito che al di là dei moduli delle posizioni la grinta venga meno. Spero veramente che questo video vi sia stato utile. In tal caso, come sempre, lasciate un like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e mi raccomando, soprattutto iscrivetevi e mi piacizzate i video, perché sono cose che a voi non costano nulla ma che per me valgono tanto. Vi mando un abbraccione e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!